Intanto io mi porto il saluto del presidente Alberto Cirio, che non può essere presente perché è impegnato nella prima giunta tematica che abbiamo voluto fare sul territorio a Novi Ligure, impegnata sui temi del lavoro, e quindi mi ha pregato di portarvi i suoi saluti, che saranno molto brevi per i motivi climatici che vi stanno sottoponendo a una calura ritengo eccessiva. Sono qua a pochi giorni dall'inizio del mio mandato con il consigliere regionale ed ex attuale presidente della provincia di Vercelli, caro Rino Vercellotti, perché questa, come è stato detto da più fronti, dall'amministratore ma anche da Trenitalia, è un'azienda importante, un'azienda che segna il passo dal punto di vista della competenza e dell'innovazione. E io mi ero ripromesso nei primi mesi di non uscire dall'assessorato o di, come dire, fare un'opera di studio, perché prima di andare in giro a raccontare o a ricevere le istanze bisogna anche capire di quello di cui si sta parlando. Siamo tutti in un'esperienza nuova ed è importante, come dire, analizzare i dati. Sono qua oggi non solo per sostituire il presidente, ma perché questo è un caso eccezionale, è un caso in cui c'è un'azienda importante del territorio che ha saputo evolversi, che ha saputo competere a livello nazionale e internazionale, e quindi è giusto che la Regione sia qua a fare un saluto, ma sia anche qua a dire alcune cose. Mi sono visto con i vostri rappresentanti nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, e con Trenitalia, avremo un incontro entro la prima metà del mese per affrontare quello che manca, ecco, il contratto di servizio dei treni regionali. Noi abbiamo un tema importante che è stato un po' procrastinato, ma come dire, lasciamo da parte il passato. Noi dobbiamo fare delle scelte, la politica è chiamata a fare delle scelte importanti e farle in termini veloci. Naturalmente la velocità non sempre va di pari passo con le scelte giuste ed efficaci. Noi dobbiamo saper comprenetrare queste esigenze, perché il gestore, il vettore, il Trenitalia nel 99% dei casi, speriamo anche nel nostro, deve avere la possibilità di pianificare il futuro, di poter fare degli investimenti. Per farlo deve avere un contratto che non sia un contratto ponte, ma un contratto che guardi al futuro per i prossimi 10-15 anni. Questo consentirà da un lato a Trenitalia di pianificare gli investimenti, dall'altro alle aziende come la vostra di poter continuare a produrre, continuare a dare ricchezza ai territori, ma soprattutto non dobbiamo dimenticarci, consentirà ai passeggeri di viaggiare più comodi. Io ieri ho fatto un viaggio in incognita proprio col consigliere Vercellotti sulla Milano-Torino e ho trovato una situazione magari meno peggio di quella descritta, ma parlando con i passeggeri ho capito quali sono i punti dolenti, che in parte sono responsabilità della regione, in parte sono responsabilità della storia e del materiale rotabile vecchio, in parte sono, come dire, del sistema per quello che riguarda i controlli della sicurezza, in parte per i ritardi. Ecco, tutti insieme dobbiamo impegnarci, ognuno per le proprie competenze, parlandoci, essendo tutti un po' scontenti, magari mettendoci tutti un po' più di competenza, qualcuno un po' più di soldi, qualcun altro un po' meno di guadagni, a dare un servizio migliore ai nostri concittadini, che è quello che si aspettano e che ormai da troppi mesi attendono. Io sarò da questo punto di vista sempre disponibile, perché credo, la mia esperienza da sindaco di Canelli, poi mi fa piacere, la vostra eccellenza è rappresentata anche dal fatto che sapete attingere sul tuo territorio, ho trovato un canellese che lavora qui, quindi evidentemente siete un punto d'attrazione importante. Ecco, da un ex sindaco di una città di 10.000 abitanti credo che si debba partire dalla praticità e dalla pragmaticità di tutti i giorni, quindi provare insieme, sedendosi ai tavoli, a creare e migliorare un pochettino quel futuro. Ecco, lo faremo certamente assumendoci delle responsabilità e facendo delle scelte che magari in qualche caso sono state procrastinate, ma che oggi non possono più attendere, non solo per la vostra azienda, ma per tutto il territorio piemontese. Grazie.